We are thrilled to welcome you to the General Young. Siamo molto emozionati di avere voi, giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo e dei Santi degli Ultimi Giorni. In questa bella serata nella Piazza del Tempio siamo lieti di darvi il benvenuto a questa riunione generale. Siamo riunite nel centro delle conferenze, Salt Lake City Youth e altre riunioni simili di giovani donne con le madri e le dirigenti avvengono in tutto il mondo. Siete una visione fantastica. Il presidente Thomas S. Monson, che presiede a questa riunione, mi ha chiesto di dirigere. Io sono sorella Elaine S. Dalton, presidente della generale delle giovani donne. Ci sentiamo onorati di avere con noi il nostro amato profeta, presidente Thomas S. Monson, i suoi consiglieri, presidente Henry B. Irene e presidente Dieter F. Uchtdorf, l'anziano Neil L. Anderson del Quorum dei 12 Apostoli, gli anziani Craig C. Christensen e Bruce C. Hafen del Quorum dei 70, e il vescovo H. Dave Burton. Rendiamo onore e sosteniamo questi fratelli e li ringraziamo per la loro guida sacerdotale ispirata. Sedute sul podio ci sono anche le mie consigliere, a cui voglio molto bene, le sorelle Mary Ann Cook e Ann M. Dibb. Riconosciamo e apprezziamo la presenza della Presidenza Generale della Società di Soccorso della Primaria, come pure delle componenti del Consiglio Generale delle Giovani Donne. Salutiamo anche tutti coloro che sono presenti in sala e che partecipano grazie ad altri mezzi. La musica per questa riunione sarà offerta da un coro di giovani donne dei pali di Lehi Utah, Lehi Utah Est, Lehi Utah Nord e Lehi Utah Sud, sotto la direzione di Marilee Webb con Bonnie Goodliff all'organo. Il coro canterà ora Là dove sorge Sion. La preghiera di apertura sarà quindi detta da Carolee Gubler, una lauretta del palo di Ben Lomnon, Ogden Nord, nello Utah. Yeah.
Caro Padre Celeste, siamo molto grati di essere qui riuniti e di poter sentire dai dirigenti della Chiesa. Ti chiediamo affinché possiamo avere lo Spirito con noi e nel nostro cuore, affinché possiamo rafforzare noi stessi e anche quelli che sono attorno a noi. Ti siamo grati che possiamo stare qui con i nostri amici e famiglia. Ti preghiamo che i nostri cuori possano essere addolciti. E siamo grati per Presidente Monson e per gli altri dirigenti generali che sono qui per noi. In nome di Gesù Cristo, amen. The choir will now sing. Il coro canterà Tu, Signor, ci sei vicino. Dopo il coro ci parlerà sorella Ann M. Dibb, seconda consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. In seguito ascolteremo sorella Mary Ann Cook, prima consigliera della Presidenza Generale delle Giovani Donne. Poi vedremo un breve video di giovani donne in tutto il mondo che stanno cercando di essere forti e farsi animo. Dear Miss Jane.
Spesso, quando le autorità generali parlano ai fratelli del sacerdozio alla conferenza generale, iniziano dicendo che si sentono come se parlassero a un potente esercito di dirigenti del sacerdozio. Stasera io mi sento come se fossi di fronte a un potente esercito di figlie di Dio elette. Siete state scelte per avanzare al fianco di questi valorosi detentori del sacerdozio in rettitudine in questi ultimi giorni. Siete una bella fonte di ispirazione. Vorrei iniziare stasera rivedendo brevemente il contesto storico del nostro tema. Giosuè, capitolo 1, versetto 9. Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Mosè era il possente profeta che condusse i figlioli di Israele fuori dalla terra d'Egitto, dove erano stati schiavi ed erano stati influenzati ad adorare falsi dei. Dopo 40 anni di privazioni nel deserto, erano giunti vicino alla loro nuova patria, dove sarebbero stati liberi di adorare il Dio vero e vivente. Alla morte di Mosè, Giosuè venne chiamato da Dio per essere il profeta che avrebbe portato a compimento quel viaggio miracoloso. Giosuè era un capo autorevole. Il Bible Dictionary lo indica come un grande esempio di devoto guerriero e ci dice che il suo nome significa Dio è aiuto. La sua guida ispirata era veramente necessaria, perché c'erano ancora molti fiumi da attraversare e battaglie da vincere prima che tutto ciò che il Signore aveva promesso ai figlioli di Israele potesse essere realizzato e ottenuto. Il Signore sapeva che il profeta Giosuè e i figliuoli di Israele avrebbero avuto bisogno di grande coraggio durante quel periodo. Nel primo capitolo del libro di Giosuè, il Signore ripete a Giosuè diverse volte: «Sii forte, fatti animo». La parola coraggio è definita come la forza mentale o morale di perseverare e resistere al pericolo, alla paura o alle difficoltà. Grazie al loro coraggio e alla loro obbedienza, Giosuè e i figliuoli di Israele furono in grado di entrare nella terra promessa e trovare gioia nelle benedizioni del Signore. Giosuè e i figliuoli di Israele vissero molto, molto tempo fa, ma ai nostri giorni anche noi lottiamo per entrare nella terra promessa. Il nostro più grande obiettivo è di ottenere la vita eterna con il nostro Padre Celeste. Nel primo capitolo del libro di Giosuè troviamo 4 guide sicure che ci possono aiutare a superare gli ostacoli, completare il viaggio e godere delle benedizioni del Signore nella nostra terra promessa. Primo, nel versetto 5, il Signore promette a Giosuè: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». Possiamo trovare coraggio e forza in questa promessa che il Signore ci sarà sempre, per noi e che non ci lascerà mai sole. Ci viene insegnato che il Padre Celeste conosce e ama ognuno dei suoi figli. Essendo le sue figlie preziose, voi avete accesso alla sua promessa e guida tramite il potere della preghiera. In Dottrine e Alleanze leggiamo: «Sii umile e il Signore Dio ti condurrà per mano e darà risposta alle tue preghiere». Io credo in queste parole e vi prometto che il Padre Celeste davvero ascolta e risponde alle nostre preghiere. Ma spesso la pazienza è d'obbligo quando aspettiamo l'Eterno. Mentre aspettiamo, possiamo iniziare a pensare di essere state abbandonate, o che le nostre preghiere non sono state udite, o che non siamo degne di ottenere risposta. Questo non è vero. Mi piacciono le confortanti parole di Re Davide: «Io ho pazientemente aspettato l'Eterno, ed Egli si è inclinato a me ed ha ascoltato il mio grido». Qualunque cosa affronterete nel vostro viaggio personale, la prima guida trovata in Giosuè ci ricorda di pregare, di essere pazienti e di ricordare la promessa divina: «Io non ti lascerò e non ti abbandonerò». La seconda guida si trova nel versetto 7, quando il Signore dice a Giosuè: «Avendo cura di mettere in pratica tutta la legge,
non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prosperi dovunque andrai. Il Signore sta istruendo Giosuè ad essere scrupolosamente obbediente ai comandamenti e di non deviare dal sentiero del Signore. Il presidente Howard W. Hunter ci insegnò: Giosuè sapeva che la sua obbedienza lo avrebbe portato al successo e, pur non sapendo esattamente in che maniera avrebbe ottenuto successo, era ora fiducioso nel risultato. Sicuramente le esperienze dei grandi profeti dell'Antico Testamento sono state scritte per aiutarci a comprendere l'importanza di scegliere il sentiero dell'obbedienza scrupolosa. Un mese fa ho fatto visita a un gruppo di giovani donne. Ho chiesto alle ragazze più grandi quale consiglio avrebbero dato a una nuova ape per aiutarla a rimanere fedele e virtuosa in ogni situazione in cui si possa trovare. Una giovane donna ha detto: quando camminate per i corridoi della scuola, potreste vedere con la coda dell'occhio qualcosa che cattura la vostra attenzione, qualcosa che non sembra giusto. Potreste essere curiose e voler guardare. Il mio consiglio è non guardare. Vi assicuro che ve ne pentirete se lo farete. Credetemi, guardate dritto avanti a voi. Mentre ascoltavo quella giovane donna, sapevo che stavo sentendo il consiglio del Signore a Giosuè: non te ne sviare né a destra né a sinistra, applicato alla realtà di questi ultimi giorni. Giovani donne, evitate le tentazioni che vi circondano seguendo scrupolosamente i comandamenti. Guardate avanti verso il vostro obiettivo eterno. La seconda guida ci ricorda che, facendo questo, sarete protette e prospererete dovunque andrete. Nel versetto 8 troviamo la nostra terza guida. Qui il Signore si riferisce a un libro della legge e dice a Giosuè di meditarlo giorno e notte, avendo cura di mettere in pratica tutto ciò che v'è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese. Il Signore sta istruendo Giosuè e tutti noi nella lettura delle Scritture. Lo studio quotidiano delle Scritture, soprattutto del Libro di Mormon, stabilisce un fermo sostegno per la vostra crescente testimonianza di Gesù Cristo e del suo Vangelo. Invita lo Spirito nella vostra vita. Il presidente Harold B. Lee ci ha consigliato: se non leggiamo le Scritture ogni giorno, la nostra testimonianza cresce meno e la nostra spiritualità non diventa più profonda. Tra le pagine delle Scritture ci sono innumerevoli guide, promesse, soluzioni e promemoria che ci aiuteranno nel nostro viaggio verso la terra promessa. La terza guida ci porta a leggere e meditare sulle Scritture quotidianamente, in modo da trovare prosperità e successo. Dopo che il Signore termina di parlare a Giosuè, Giosuè si rivolge ai figliuoli di Israele. Al termine del suo discorso, nel versetto 16, i figliuoli di Israele reagiscono alle sue parole e ci forniscono la nostra quarta guida. Essi rispondono: noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Quali membri della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli Ultimi Giorni, abbiamo la possibilità di impegnarci in egual modo a seguire il nostro profeta, il presidente Thomas S. Monson, che è qui con noi stasera. Tramite la preghiera e la conferma dello Spirito, ognuno di noi può ottenere la propria testimonianza personale del profeta vivente. Questa testimonianza cresce mentre ascoltiamo, osserviamo e abbiamo il coraggio di applicare i suoi insegnamenti nella nostra vita quotidiana. Ascoltare e obbedire ai consigli del nostro profeta ci permette di accedere a benedizioni speciali. Ascoltate alcune delle promesse profetiche che il presidente Monson ha pronunciato durante l'ultima conferenza generale. Possa Dio benedirvi, possa la pace da Lui promessa essere con voi, oggi e sempre. Ci attendono grandi promesse se siamo leali e fedeli. Invoco la benedizione del cielo su ciascuno di voi.
La settimana prossima, durante la conferenza generale, vi invito ad ascoltare le istruzioni e le promesse dateci attraverso il nostro profeta e gli apostoli. Poi applicate la quarta guida impegnandovi a seguire i consigli del profeta e a riaffermare che noi faremo tutto quello che ci hai comandato e andremo dovunque ci manderai. Al momento, queste quattro guide, preghiera, obbedienza ai comandamenti di Dio, studio quotidiano delle scritture ed impegno a seguire il profeta vivente, possono sembrare cose piccole e semplici. Lasciatemi ricordare il versetto che troviamo in Alma. Ecco, io ti dico che mediante cose piccole e semplici si avverano grandi cose. Se applicate alla nostra vita quotidiana queste quattro piccole e semplici guide dal libro di Giosuè, si combineranno per formare la più potente sorgente di coraggio e forza che ci sia, la fede nel nostro Padre Celeste e in suo Figlio Gesù Cristo. Il Padre Celeste sa che il nostro percorso individuale non è facile. Ogni giorno affrontiamo situazioni che richiedono coraggio e forza. Una storia recente nel Church News afferma questo principio. Pochi mesi fa, un insegnante di scuola superiore iniziò la sua lezione chiedendo agli studenti, che sostenevano un argomento politico, di mettersi da una parte della stanza e coloro che erano in opposizione dall'altra parte. Dopo che gli studenti avevano formato le parti, l'insegnante si mise dal lato degli oppositori. Scegliendo una giovane donna dalla parte dei sostenitori, l'insegnante cominciò ad attaccare lei e i suoi compagni per le loro opinioni. La giovane donna, che era una damigella nel suo rione, assorbì l'attacco che criticava i suoi principi. Ella rimase calma di fronte a un attacco pubblico perpetrato da una persona che aveva autorità. Questa giovane donna ha mostrato un notevole coraggio sul suo proprio campo di battaglia, che in questo caso era la sua classe. Dovunque voi siate e qualunque cosa facciate, spero che approfitterete delle guide che si trovano nel libro di Giosuè, così da potervi fidare della promessa del Signore. Sii forte e fatti animo, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché l'Eterno, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Voglio lasciarvi la mia testimonianza che il Padre Celeste conosce e ama ognuna di voi. Se vi rivolgerete a Lui, Egli non vi abbandonerà, vi benedirà con la forza e il coraggio di cui avete bisogno per completare il vostro viaggio di ritorno a Lui. Sono grata per le scritture e per i possenti esempi come quello del profeta Giosuè. Sono grata per il presidente Monson che si adopera per guidarci e tornare al nostro Padre Celeste. Prego che, come figliuoli di Israele, raggiungeremo tutta la nostra terra promessa e troveremo riposo nelle benedizioni del Signore. Dico queste cose nel nome di Gesù Cristo. Amen. L'agosto scorso abbiamo portato alcuni dei nostri nipoti al Timpanogos Cave National Monument, una delle attrazioni più conosciute dello Utah. Per raggiungere la grotta si devono percorrere a piedi 2,4 km di un percorso alquanto faticoso, ma vale la pena vedere le bellissime formazioni a spirale della grotta. Ero sicura che Ruti, di 9 anni, avrebbe avuto qualche difficoltà, ma mi chiedevo se Caroline, di 6, avrebbe avuto la forza e la resistenza necessarie per farcela. Eravamo tutti molto emozionati di cominciare la camminata e all'inizio camminavamo velocemente lungo il tragitto asfaltato. In poco tempo percorremo un quarto del tragitto, ma ci vuole più tempo per raggiungere la metà. Caroline iniziò a scoraggiarsi e Ruti se la cavava bene e la incoraggiava a continuare. Rallentammo per consentire a Caroline di starci dietro. Poi sembrò andare tutto storto. Si levò un vento forte e la polvere sollevata ci rese difficile vedere. Faceva un po' paura. E come se non bastasse, arrivammo a un cartello che diceva «Habitat del serpente a sonagli». «Rimanete sul sentiero. State al sicuro». Piano piano camminammo faticosamente lungo il percorso. Mancava poco alla metà.
però ci restava ancora ad attraversare la parte più ripida della montagna. Stanca, spaventata e mettendo in dubbio le sue capacità, Caroline si sedette e dichiarò in lacrime: «Mi arrendo. Non riesco ad andare avanti». Ci sedemmo e discutemmo sul da farsi e facemmo un piano. Decidemmo di contare i nostri passi e di vedere come ci saremmo sentiti dopo averne fatti 100. Io e Ruth assicurammo a Caroline che l'avremmo aiutata. Dovevamo cercare, lungo il tragitto, qualcosa che ci rendesse felici e condividere le nostre scoperte. Cantammo anche degli inni della primaria. Le cose cambiarono. Caroline scelse di seguire il piano. Un centinaio di passi fecero sembrare fattibile un'impresa impossibile. Rassicurata dal fatto che l'avremmo aiutata, Caroline ebbe la fede per continuare. Cercare le cose buone intorno a noi e cantare le canzoni ci rese più felici. Vi siete mai sentite impaurite e scoraggiate come Caroline mentre affrontavate una prova che sembrava essere ben oltre le vostre capacità? Avete mai voluto arrendervi? Immaginate come Giosuè, il successore del grande profeta Mosè, ci si deve essere sentito, sapendo di dover guidare i figli di Israele nella terra promessa. Sono sicura che a volte voleva arrendersi, ma il Signore lo confortò ricordandogli 3 volte di essere forte e coraggioso. Con la fede che Dio sarebbe stato con loro, i figlioli di Israele si impegnarono. Noi faremo tutto quello che ci hai comandato. Le scritture sono piene di resoconti di uomini e donne che mostrarono un grande coraggio nel fare qualsiasi cosa il Signore comandasse loro, anche quando sembravano compiti impossibili, anche quando avrebbero voluto arrendersi. Cosa vuole il Signore che voi facciate? Egli desidera che voi siate figli di Dio, valorose e virtuose, che si dedicano a vivere ogni giorno per poter essere degne di ricevere le benedizioni del Tempio e di ritornare a Lui. Questo richiederà coraggio nel mondo di oggi. Avete il piano di salvezza che lo rende possibile. Il libero arbitrio morale e la capacità di scegliere sono parti essenziali di questo piano. Avete già fatto alcune buone scelte. Prima di nascere, scegliste di venire sulla terra per ricevere un corpo ed essere messe alla prova. Avete scelto di essere battezzate, che è la prima ordinanza necessaria nel sentiero verso la vita eterna. Adesso vivete nella vita terrena, dove continuate a fare delle scelte, a imparare e a crescere. Stringere sacre alleanze e ricevere le ordinanze del Tempio è un altro passo importante del piano. Crescendo però, la strada diventa più ripida e come Caroline potreste volervi arrendere. La vita diventa più impegnativa, piena di decisioni e tentazione a ogni angolo. Satana farà soffiare i venti della confusione, a causa dei quali potreste chiedervi se questa sia la strada che volete seguire. Potreste essere tentate a provarne un'altra, anche quando vengono messi di cartelli di pericolo. Potreste mettere in dubbio le vostre capacità e potreste chiedervi, come ha fatto una giovane donna, è davvero possibile rimanere virtuose nel mondo di oggi? Mie giovani amiche, la risposta è sì. E il mio consiglio per voi è simile a quello di Winston Churchill durante la Seconda Guerra Mondiale. Mai, mai, mai arrendersi. Questo richiederà un grande coraggio, ma avete il piano di salvezza. Cosa vi aiuterà a seguire il piano e essere una figlia di Dio coraggiosa e virtuosa? Primo, acquisite una forte testimonianza, passo dopo passo. Secondo, cercate l'aiuto del Padre Celeste, di Gesù Cristo, della vostra famiglia e di altri che vi sosterranno nelle vostre decisioni di seguire il piano. E infine, vivete in modo da essere degni della compagnia dello Spirito. Il presidente Thomas S. Monson, sull'importanza di acquisire una forte testimonianza, ha promesso alle giovani donne: la vostra testimonianza, quando viene nutrita costantemente, vi tiene al sicuro. La vostra testimonianza si rafforzerà gradualmente tramite le vostre esperienze. Nessuno riceve una testimonianza completa tutta in una volta. Se vi ricordate, per riuscire a percorrere la parte più ripida della montagna, l'affrontammo un passo alla volta. Per ottenere una testimonianza, dovete nutrirla passo dopo passo. La vostra testimonianza crescerà quando prenderete la decisione di osservare i comandamenti. Man mano che edificate e rafforzate gli altri, vedete che la vostra testimonianza continuerà a svilupparsi. Quando la preghiera, lo studio delle scritture, l'obbedienza ai comandamenti e il servizio reso al prossimo diventeranno un'abitudine personale, sarete benedette con dei momenti di ispirazione che rafforzeranno la vostra testimonianza.
Il progresso personale vi fornisce un ottimo modo per nutrire la vostra testimonianza passo dopo passo. Le attività e i progetti sono piccoli passi che nutrono la vostra testimonianza di Gesù Cristo, imparando i suoi insegnamenti e applicandoli regolarmente nella vita. Questo nutrimento costante vi terrà sicuro sul sentiero. Secondo, cercate l'aiuto di altri per darvi ulteriore forza e sostegno. Prima di tutto, rivolgetevi al Padre Celeste mediante la preghiera. Voi siete sue figlie. Egli vi conosce e vi ama. Egli ascolta e risponde alle vostre preghiere. Nelle Scritture ci viene insegnato innumerevoli volte di pregare sempre. Quando pregate, il Signore è con voi, proprio come con Giosuè. Ognuno di noi ha bisogno del Salvatore per seguire il piano e ritornare al nostro Padre in cielo. Forse avete fatto qualche errore e avete iniziato a percorrere un altro sentiero. Poiché il Signore vi ama e ha dato la sua vita per voi, voi potete pentirvi. Il sacrificio espiatorio del Salvatore ha reso possibile il perdono dei vostri peccati. Quanto prima vi pentite, prima scoprirete i benefici che derivano dal perdono. Decidete ora di fare ciò che è necessario per pentirvi. Prendete degnamente il sacramento ogni settimana e riempite la vostra vita di attività virtuose che vi porteranno forza spirituale. Se lo fate, diventerete sempre più capaci di resistere alle tentazioni, obbedire ai comandamenti e diventare più simili a Gesù Cristo. Anche i profeti degli ultimi giorni sono qui sulla terra per aiutarvi. I profeti parlano per questi giorni. Rimanete salde alle loro parole. Essi vi daranno i cartelli che vi avviseranno del pericolo e vi metteranno al sicuro sul sentiero. I cartelli fatti apposta per voi si trovano in Per la forza della gioventù. Segui il profeta. Egli conosce la retta via. Una delle grandi benedizioni del piano è l'essere organizzati in famiglie. Avete dei genitori e la loro saggezza ed esperienza vi aiuteranno a raggiungere il vostro potenziale divino. Fidatevi di loro, poiché vogliono il meglio per voi. Imparate da vostra madre, vostra nonna e da altre donne rette con forti testimonianze. Il ruolo della madre nel piano è di essere un'educatrice. Madre, nessun'altra ama vostra figlia come voi. Voi siete la sua migliore dirigente, guida ed esempio. Speriamo che accetterete l'invito a lavorare con vostra figlia al progresso personale. Come ho imparato completando il valore della virtù con mia madre, il vostro rapporto si rafforzerà e sarete benedette dal vostro amore, sostegno e incoraggiamento. Giovani donne, scegliete dei buoni amici che vi sostengano nelle vostre decisioni rette per seguire il piano. Come Ruti che incoraggiava Caroline, sappiamo che molte di voi possono fare molto per rafforzare altre giovani donne. Una volta ricevuto il riconoscimento della giovane donna, tocca a voi essere la sorella maggiore. Ottenere l'ape d'onore vi dà la possibilità di rafforzare un'altra giovane, guidandola nel suo progresso personale tramite il vostro esempio di rettitudine e la vostra testimonianza. Infine, vivete in modo da essere degni della compagnia dello Spirito Santo. Per aiutare Caroline, cercammo il buono intorno a noi e cantammo gli inni della primaria, invitando così lo Spirito. Provammo amore, gioia e pace, che sono i frutti dello Spirito. Avete bisogno di quella pace e rassicurazione quando Satana prova a confondervi con i venti del dubbio, quando siete tentate di prendere un'altra strada, o quando altri sono scortesi o vi deridono per le vostre credenze. Desidero condividere con voi l'esperienza di Julie, una giovane donna che fu in grado di affrontare una prova seguendo i suggerimenti dello Spirito Santo. Un giorno stava studiando l'Antico Testamento, quando le venne in mente il pensiero, leggi Matteo 5. Pensò, perché dovrebbe venirmi in mente di leggere il Nuovo Testamento? Seguì quel suggerimento, lesse in Matteo, amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Il giorno dopo, ebbe qualche problema con le sue amiche che furono scortesi e la tradirono. All'inizio era molto arrabbiata, ma poi pensò, sono stata preparata per questa situazione. Lo Spirito mi ha suggerito di leggere Matteo e io devo essere gentile e perdonare le mie amiche. Il piccolo passo di leggere le Scritture la preparò a reagire in modo cristiano. Quell'esperienza la rassicurò del fatto che il Signore la conosce e tramite i suggerimenti dello Spirito sapeva cosa doveva fare. Mie care giovani donne, ho incontrato molte di voi che, proprio come Julie, non si sono arrese davanti a circostanze difficili, ma hanno scelto di seguire il piano. Prego che passo dopo passo,
Continuerete a rafforzare la vostra testimonianza. Cercate l'aiuto del Padre Celeste, di Gesù Cristo e di altri che vi sosterranno nella vostra decisione di seguire il piano. Vivete una vita virtuosa per poter avere la compagnia dello Spirito Santo che vi guidi in sicurezza. Attesto che se farete queste cose, il Signore sarà con voi e sarete in grado di rimanere sul sentiero che porta al Tempio e alla vita eterna. Siate forti e fatevi animo e mai, mai, mai arrendersi. Nel nome di Gesù Cristo. Amen. We are daughters of our Heavenly Father, who loves us, and we love Him. We will stand as witnesses of God at all times and in all things and in all places. I have a purpose. He has a plan. I have a witness. I know who I am. A chosen daughter of noble birth. The Father's mission to fill on earth. I'll follow His beloved Son. Seem to call you by name. Be strong when they question everything. You put your faith in every day. Be strong, be strong. And if you stand for something right and stand alone, remember through His chosen again, my dear young sisters. Di nuovo, mie care giovani sorelle, sebbene ci siano sempre state difficoltà nel mondo, molte di quelle che affrontate voi oggi sono uniche. Per riuscire a essere e mantenermi virtuose, dovete restare fedeli alla vostra identità divina e stabilire modelli di pensiero e di comportamento basati su norme morali elevate. Prego con tutto il cuore che cresca la vostra fede nel fatto che siete figlie di un Dio amorevole. Voi, mie care giovani donne, avete già fatto molte buone scelte. Ora dovete stabilire modelli di virtù che vi terranno su questo sentiero e vi aiuteranno nella vita. Sorelle, abbiate fiducia e contate sullo Spirito. Quando cogliete le normali opportunità della vita quotidiana e create qualcosa di bello e di utile, non migliorate soltanto il mondo attorno a voi, ma anche il mondo dentro di voi. Le cose piccole e semplici che scegliete di fare oggi si trasformeranno in grandi e gloriose benedizioni domani. Una giovane donna retta può cambiare il mondo? La risposta è un sonoro sì. Sono le cose quotidiane e coerenti che vi rafforzeranno perché possiate essere dirigenti ed esempi. La preghiera quotidiana, lo studio quotidiano delle scritture, l'obbedienza quotidiana, il servizio altruistico quotidiano. Nel fare queste cose vi avvicinerete al Salvatore e diventerete più simili a Lui.
my young friends, be strong. Miei giovani amici, siate forti. Voi sapete che cosa è giusto e che cosa è sbagliato. E nessuna maschera, per quanto attraente, può cambiare questa realtà. Se i cosiddetti amici vi spingono a fare qualsiasi cosa che sapete essere sbagliata, voi dovete scegliere ciò che è giusto, anche se siete i soli a farlo. We believe, as we come to accept and act upon these values, we will be prepared to strengthen home and family, make and keep sacred covenants, receive the ordinances of the temple, and enjoy the blessings of exaltation. Spero che ricorderete per sempre ciò che avete imparato e provato questa sera. Sarà ora mio piacere potervi parlare. Dopo il mio discorso, il coro canterà "Sei la rocca di salvezza". Siamo figlie del nostro Padre Celeste. Egli ci ama e noi lo amiamo. Mi sento umile e grata di essere alla vostra presenza. Il Signore mi ha benedetta con una consapevolezza molto chiara di chi siete e del perché vi trovate sulla terra in questo momento. Il Signore vi ama e io so che voi amate Lui. Si vede sul vostro volto, nella vostra modestia, nel vostro desiderio di scegliere il giusto e nel vostro impegno a rimanere virtuose e pure. Abbiamo condiviso molti momenti spirituali speciali. Abbiamo reso la nostra testimonianza nei campeggi intorno al fuoco, nelle cappelle, durante i caminetti. Abbiamo scalato montagne, spiegato vessilli dorati, dal Brasile a Bountiful, per indicare l'impegno profondo nel nostro cuore di rimanere virtuose e di essere sempre degni di entrare nel Tempio. Abbiamo pregato, letto il Libro di Mormon, sorriso ogni giorno, e stiamo lavorando al progresso personale insieme alle nostre madri, nonne e dirigenti. E questo è solo l'inizio. Questo è un tempo perfetto per essere sulla Terra e per essere una giovane donna. La nostra visione è sempre la stessa. Riguarda l'essere degne di stringere e di osservare le sacre alleanze, di ricevere le ordinanze del Tempio. Questa è la nostra meta più importante. E quindi continueremo a guidare il mondo verso un ritorno alla virtù, alla castità e alla purezza morale. Continueremo a fare tutto quello che può aiutarci a stare in luoghi santi e a ricevere e riconoscere lo Spirito Santo e a contare su di Lui. Continueremo a parlare di Cristo, a gioire di Cristo, affinché ognuno di noi sappia a quale fonte può rivolgersi per la remissione dei propri peccati. E sì, continueremo a mantenerci ferme in qualunque tempesta che possa infuriare intorno a noi, perché sappiamo e rendiamo testimonianza che è sulla roccia del nostro Redentore, che è Cristo, il Figlio di Dio, che dobbiamo costruire le nostre fondamenta. Un fondamento sul quale, se noi edifichiamo, non possiamo fallire. Il consiglio che Dio diede a Giosuè è il consiglio che gli dà a voi oggi, che siete giovani di regal retaggio. Sii forte, fatti animo, non ti spaventare, non ti scomentare, perché l'Eterno Dio, il tuo Dio, sarà teco dovunque andrai. Non siete sole. Sebbene possiate essere gli unici santi degli ultimi giorni della vostra scuola o della vostra comitiva, persino della vostra famiglia, non siete sole. Potete confidare nella forza del Signore. Come disse Giosuè agli Israeliti, santificatevi, poiché domani l'Eterno farà delle meraviglie in mezzo a voi. Questa era la chiamata di Giosuè per un ritorno alla virtù ed è la stessa chiamata per noi oggi. Non possiamo fare il lavoro per il quale siamo state tenute in serbo e preparate, a meno che non accediamo alla forza e alla fiducia che derivano dal vivere una vita virtuosa.
Voi siete giovani donne di grande fede. Avete portato con voi la vostra fede quando siete venute sulla terra. Alma ci insegna che nel regno premortale avete mostrato grandissima fede, buone opere. Avete combattuto con la vostra fede, la vostra testimonianza per difendere il piano che fu presentato da Dio. Sapevate che il piano era buono e che il Salvatore avrebbe fatto ciò che aveva promesso, perché lo conoscevate. Eravate dalla sua parte ed eravate entusiasti dell'opportunità di venire sulla terra. Sapevate cosa vi sarebbe stato richiesto. Sapevate che sarebbe stato difficile, eppure avevate fiducia che non avreste soltanto potuto compiere la vostra missione divina, ma avreste anche potuto fare la differenza. Voi siete spiriti scelti che erano stati tenuti in serbo per venire nella pienezza dei tempi, per prendere parte alla posa delle fondamenta della grande opera degli ultimi giorni, inclusa la costruzione dei templi e la celebrazione in essi delle ordinanze. E ora siete qui per fare quello per cui siete state preparate. Mentre vi guardo stasera, mi chiedo se le fidanzate dei 2000 giovani soldati di Helaman somigliassero a voi. Non c'è da meravigliarsi se Satana abbia intensificato i suoi attacchi alla vostra identità e alla vostra virtù. Se può sgomentarvi, scoraggiarvi, distrarvi, rallentarvi o escludervi dall'essere degni di ricevere la guida dello Spirito Santo o di entrare nella casa del Signore, egli vince. Giovani donne della Chiesa di Gesù Cristo, dei Santi degli Ultimi Giorni, ricordate chi siete. Voi siete speciali. Siete figlie di Dio. Non potete essere una generazione di giovani donne che si accontentano di riuscire a inserirsi. Voi dovete avere il coraggio di distinguervi, di alzarvi e splendere affinché la vostra luce sia uno stendardo per le nazioni. Il mondo vorrebbe farvi credere che voi non siete importanti, che siete fuori moda e fuori dalla realtà. Con voci insistenti e rumorose, il mondo vi dice di divertirvi, provare di tutto, sperimentare ad essere felici. Al contrario, lo Spirito Santo sussurra e il Signore vi invita a camminare nei sentieri della virtù, lasciare da parte le cose di questo mondo e attenervi alle alleanze che avete fatto. Mi è sempre piaciuta la storia del figlio di re di Francia, Luigi XVI, perché aveva una consapevolezza incrollabile della sua identità. Da ragazzo fu rapito da uomini malvagi che avevano detronizzato suo padre. Quegli uomini sapevano che se avessero potuto distruggerlo moralmente, egli non avrebbe ereditato il trono. Lo soggiogarono per 6 mesi con ogni cosa spregevole che la vita aveva da offrire, eppure egli non cedette mai la pressione. Questo lasciò perplessi i suoi rapitori e dopo aver fatto tutto quello che riuscivano a immaginare, gli chiesero perché avesse una forza morale tanto grande. La sua risposta fu semplice: «Io non posso fare ciò che mi chiedete perché sono nato per essere un re». Come il figlio del re, ognuna di voi ha ereditato un lignaggio reale. Ognuna di voi ha un retaggio divino. Voi siete letteralmente le nobili figlie del nostro Padre Celeste. Ognuna di voi è nata per essere una regina. Ho imparato il vero significato dell'essere una regina quando frequentavo l'università Brigham Young. Insieme a un gruppetto di altri studenti mi era data l'eccezionale occasione di incontrare il profeta, il presidente David O. McKay. Mi fu detto di indossare il mio abito migliore e di essere pronta per partire presto per Huntsville la mattina seguente, per andare a casa del profeta. Non dimenticherò mai l'esperienza che feci. Non appena entrammo, sentii lo spirito che riempiva la casa. Eravamo seduti attorno al profeta nel suo soggiorno. Il presidente McKay indossava un abito bianco e sua moglie era seduta accanto a lui. Egli chiese ad ognuno di noi di farsi avanti e parlargli di noi. Quando avanzai, egli tese la mano e prese la mia. E quando gli parlai della mia vita e della mia famiglia, mi guardò profondamente negli occhi. Quando finimmo, si appoggiò allo schienale della sedia. Prese la mano di sua moglie e disse: «Adesso, giovani donne, vorrei che incontraste la mia regina». Seduta lì accanto a lui c'era sua moglie, Emma Ray McKay. Sebbene non indossasse una corona di scintillanti diamanti né fosse seduta su un trono, io sapevo che lei era una vera regina.
I suoi capelli bianchi erano la sua corona e i suoi occhi puri splendevano come gioielli. Quando il presidente e sorella McKay parlarono della loro famiglia e della loro vita insieme, le loro mani intrecciate dissero tutto sul loro amore. I loro volti radiavano gioia. La sua era una bellezza che non può essere acquistata. Era il risultato di anni di ricerca, dei doni migliori, dell'ottenere una buona istruzione, della ricerca della conoscenza tramite lo studio e tramite la fede. Era il risultato di anni di duro lavoro, del sopportare fedelmente le prove con ottimismo, fiducia, forza e coraggio. Era il risultato della sua risoluta devozione e fedeltà al marito, alla famiglia e al Signore. Quel giorno d'autunno ad Huntsville, nello Utah, mi fu rammentata la mia identità divina e compresi quello che ora chiamo bellezza profonda, il tipo di bellezza che splende da dentro. È il tipo di bellezza che non può essere dipinto, creato chirurgicamente o comprato. È il tipo di bellezza che non si lava via. È fascino spirituale. La bellezza profonda proviene dalla virtù e la bellezza di essere caste e moralmente pulite. È il genere di bellezza che vedete negli occhi di donne virtuose come vostra madre o vostra nonna. È una bellezza che si acquisisce tramite la fede, il pentimento e il rispetto delle alleanze. Il mondo pone così tanta enfasi sull'attrazione fisica e vorrebbe farvi credere che dovete assomigliare all'inafferrabile modella della copertina di una rivista. Il Signore vi direbbe che ognuna di voi è bella in modo unico. Quando siete virtuose, caste, moralmente pulite, la vostra bellezza interiore risplende nei vostri occhi e sul vostro volto. Mio nonno diceva sempre, quando vivi vicino a Dio e la sua grazia infinita, non c'è bisogno di dirlo. Ti si legge in faccia. Quando siete degne della compagnia dello Spirito Santo, siete sicure di voi stesse e la vostra bellezza risplende. La virtù adorni i tuoi pensieri senza posa, allora la tua fiducia si rafforzerà alla presenza di Dio e lo Spirito Santo sarà tuo compagno costante. Ci è stato insegnato che il dono dello Spirito Santo ravviva tutte le facoltà intellettuali, accresce, allarga, espande, purifica tutte le passioni e gli affetti naturali, ispira virtù, premura, bontà, tenerezza, gentilezza e carità. Sviluppa la bellezza della persona, della forma e dei lineamenti. Questo sì che è un vero segreto della bellezza. Questa è la bellezza che osservai nella casa di un profeta. Quel giorno imparai che la bellezza che vidi in sorella McKay era l'unico genere di bellezza veramente importante e perenne. Alma pone delle domande incisive che ognuno di noi deve considerare. Avete ricevuto la sua immagine sul vostro volto? Un gruppo di giovani donne mi ha recentemente fatto visita nel mio ufficio. Alla fine della visita una giovane donna mi ha confidato con le lacrime agli occhi. Non ho mai pensato di essere bella. Mi sono sempre sentita molto comune. Ma oggi, mentre passavo davanti allo specchio del suo ufficio, mi sono guardata ed ero bellissima. Lei era bellissima? Perché il suo volto risplendeva dello Spirito. Si è vista come la vede il Padre Celeste. Aveva ricevuto la sua immagine sul suo volto. Quella è la bellezza profonda. Giovani donne, guardate nello specchio dell'eternità. Ricordate chi siete. Vedetevi come vi vede il Padre Celeste. Siete elette. Siete di nobile nascita. Non compromettete il vostro retaggio divino. Siete nate per essere regine. Vivete in modo da essere degne di entrare nel tempio e ricevere tutto quello che il Padre ha. Sviluppate la bellezza profonda. Non c'è spettacolo più bello di una giovane donna che si illumina dello spirito, che è fiduciosa e coraggiosa perché è virtuosa. Ricordate che voi siete le figlie del nostro Padre Celeste. Egli vi ama così tanto da mandare il suo figlio per mostrarvi la maniera in cui vivere, affinché un giorno possiate tornare a lui.
attesto che mentre vi avvicinate al Salvatore, la sua espiazione infinita vi permette di pentirvi, di cambiare, di essere pure e di ricevere la sua immagine sul vostro volto. La sua espiazione vi consente di essere forti e coraggiose, mentre continuate ad alzare il vostro standard per la virtù. Voi siete preziose, voi stesse siete lo standard. E quindi concludo con le parole del Signore ad ognuno di noi, sue preziose figlie. Ecco, tu sei una donna eletta, che io ho chiamato. Cammina nei sentieri della virtù, lascia da parte le cose di questo mondo, attieniti alle alleanze che hai fatto. Rispetta i miei comandamenti con costanza e riceverai una corona di giustizia. Di questo rendo testimonianza nel sacro nome del nostro Salvatore Gesù Cristo. Amen. Oh, the rock of my salvation.
Young women of the choir, thank giovani donne del coro, grazie per la musica ispirata. Esprimiamo il nostro sincero apprezzamento a tutti coloro che hanno parlato. Sarà ora nostro piacere ascoltare il presidente Dieter F. Uchtdorf. Al termine del discorso del presidente Uchtdorf, il coro e la congregazione canteranno un fermo sostegno. La preghiera di chiusura sarà quindi detta da Kendrick Smalley, una lauretta del palo di Willow Creek, a Sandy, Utah. Presidente Uchtdorf. Mie care giovani sorelle di tutto il mondo, mi sento grato e onorato di essere qui con voi oggi. Il presidente Monson e tutti i dirigenti della Chiesa vi vogliono bene. Preghiamo per voi e gioiamo della vostra fedeltà. Nel corso degli anni sono venuto a contatto con molte lingue bellissime, ognuna delle quali è affascinante e straordinaria. Ognuna ha il suo fascino particolare. Ma per quanto queste lingue siano diverse, spesso hanno delle cose in comune. Ad esempio, nella maggior parte di esse esiste la frase forse più magica e piena di speranza di qualsiasi altra nel mondo, e cioè «c'era una volta». Non sono parole meravigliose per iniziare una storia? «C'era una volta» promette qualcosa, una storia di avventura e amore, una storia di principesse e principi, la quale può includere racconti di coraggio, speranza e amore eterno. In molte di queste storie, la gentilezza sconfigge la meschinità e il bene sconfigge il male. Ma forse più di tutto, mi piace quando arriviamo all'ultima pagina e i nostri occhi giungono alle righe finali e vediamo le parole incantevoli e vissero felici e contenti. Non è forse ciò che desideriamo tutti? Di essere gli eroi e le eroine delle nostre storie, di trionfare contro il male, di vivere la vita in tutta la sua bellezza e alla fine di vivere felici e contenti? Oggi vorrei portare la vostra attenzione su qualcosa di molto significativo e di davvero straordinario. Nella prima pagina del vostro progresso personale delle giovani donne trovate queste parole. Tu sei una diletta figlia del Padre Celeste, preparata a venire sulla terra in questo particolare momento per uno scopo sacro e glorioso. Sorelle, queste parole sono vere. Non sono parole inventate di una favola. Non è eccezionale sapere che il nostro eterno Padre Celeste vi conosce, vi ascolta, si prende cura di voi e vi ama con un amore infinito. Infatti, il suo amore per voi è talmente grande da concedervi questa vita terrena come dono prezioso di C'era una volta. Insieme alla vostra vera storia di avventura, prova, possibilità di grandezza, nobiltà, coraggio e amore. E la cosa più splendida di tutte è che Egli vi offre un dono che va oltre ogni prezzo e comprensione. Il vostro Padre Celeste vi offre il dono più grande di tutti, cioè la vita eterna, insieme alla possibilità e la benedizione infinita del vostro felici e contenti. Ma una tale benedizione non è gratuita. Non vi viene data semplicemente perché la desiderate, ma solo tramite la comprensione di chi siete e di cosa dovete diventare, in modo da esserne degne. Per un momento, ripensate alla vostra favola preferita. In quella storia il personaggio principale potrebbe essere una principessa o una contadina, potrebbe essere una sirena o una lattaia, una sovrana o una serva. Scoprirete che hanno tutte una cosa in comune. Tutte devono affrontare delle difficoltà. Cenerentola deve sopportare la sua matrigna cattiva e le sorellastre ostili. È costretta a soffrire lunghe ore di servitù e derisione. Nella Bella e la Bestia
Belle diventa la prigioniera di una bestia dall'aspetto spaventoso per poter salvare suo padre. Sacrifica la sua casa e la famiglia, tutto quello che le è più caro, per passare diversi mesi nel castello della bestia. Nel racconto Tremotino, in tedesco è Rumpelstiltskin, un povero mugnaio assicura al re che sua figlia sa filare l'oro dalla paglia. Il re la fa andare a prendere immediatamente e la rinchiude in una stanza con un mucchio di paglia e un filatoio. Più avanti nella storia, la ragazza deve affrontare il rischio di perdere il suo figlio primogenito, a meno che non riesca a indovinare il nome della creatura magica che l'aveva aiutata in quel compito impossibile. In ognuna di queste storie, Cenerentola, Belle e la figlia del mugnaio devono incontrare la tristezza e delle prove prima di arrivare a loro felici e contenti. Pensateci, è mai esistita una persona che non sia dovuta passare attraverso la sua valle oscura della tentazione, della tribolazione e del dolore? Strette tra il loro oceano una volta e felici e contenti, tutte loro dovettero affrontare delle grandi difficoltà. Perché tutti devono incontrare la tristezza e le tragedie? Perché non possiamo vivere semplicemente in perfetta felicità e pace e ogni giorno non può essere pieno di meraviglia, gioia e amore? Le scritture ci dicono che è necessario che ci sia un'opposizione in tutte le cose, poiché senza non potremo distinguere il dolce dall'amaro. Il maratoneta proverebbe soddisfazione nel terminare la corsa se non avesse provato la sofferenza di ore passate a spingersi oltre i suoi limiti? Il pianista proverebbe la gioia di avere padronanza di una sonata molto complessa senza le assidue ore di pratica? Nelle storie, come nella vita, le difficoltà ci insegnano cose che non potremmo imparare in altro modo. Le avversità ci aiutano a sviluppare una profondità di carattere che non otterremo in nessun'altra maniera. Il nostro amorevole Padre Celeste ci ha messo in un mondo pieno di sfide e prove in modo tale che noi, attraverso l'opposizione, potessimo imparare la saggezza, diventare più forti e provare gioia. Vorrei condividere con voi un'esperienza personale che ebbi da adolescente mentre la nostra famiglia andava in chiesa a Francoforte, in Germania. Una domenica i missionari portarono alle nostre riunioni una nuova famiglia che non avevo mai visto prima. Era composta da una madre con due figlie molto belle. Pensai che quei missionari stessero facendo un ottimo lavoro. Notai in particolare una delle figlie, che aveva dei capelli scuri stupendi e dei grandi occhi marroni. E il suo nome era Harriet, e credo di essermi innamorato di lei dal primo momento in cui la vidi. Sfortunatamente, questa bellissima ragazza non sembrava provare lo stesso per me. Aveva molti ragazzi che la volevano conoscere e cominciai a chiedermi se mi avrebbe mai visto come qualcosa di più di un amico. Ma non lasciai che questo mi scoraggiasse. Trovai dei modi per essere dove era lei. Quando distribuivo il sacramento, mi assicuravo di trovarmi nella posizione giusta, così sarei stato io a passarle il sacramento. Quando avevamo delle attività speciali in chiesa, andavo in bicicletta fino alla casa di Harriet e suonavo il campanello. Di solito rispondeva sua madre, aprendo la finestra della cucina del loro appartamento al quarto piano, e mi domandava cosa volessi. Chiedevo se ad Harriet sarebbe piaciuto avere un passaggio in chiesa sulla mia bicicletta. Ma sua madre rispondeva, no, verrà più tardi, ma io sarei felice di venire in chiesa con te. Questo non era esattamente quello che avevo in mente, ma come avrei potuto rifiutare?
E così andammo in chiesa in bicicletta. Devo ammettere che ebbi una biciclettata molto interessante. La madre di Harriet si sedette sulla sbarra che andava dal sedile al manubrio davanti a me. E io provai a essere il conducente di bicicletta più elegante sulle strade di acciottolato accidentato. Il tempo passò. E mentre la bellissima Harriet si incontrava con molti altri ragazzi, sembrava che io non riuscissi a fare nessun progresso con lei. Ero frustrato? Sì. Ero sconfitto? Assolutamente no. Anzi, guardando indietro, riconosco che non è per niente male essere in buoni rapporti con la madre della ragazza dei propri sogni. Anni dopo, una volta finito il mio addestramento come pilota da combattimento nell'aeronautica, vidi un miracolo nella risposta di Harriet al mio incessante corteggiamento. Un giorno disse: «Dieter, sei maturato molto in questi ultimi anni». Avevo sempre pensato di essere abbastanza maturo. Ma da quel momento le cose andarono più velocemente. Qualche mese più tardi sposai la donna che avevo amato dal primo momento che l'avevo vista. Il percorso non fu facile. Ci furono momenti di sofferenza e disperazione. Ma alla fine la mia felicità era completa e lo è ancora, se non di più. Mie care giovani sorelle, è necessario che sappiate che incontrerete le vostre difficoltà. Nessuno è escluso. Soffrirete, sarete tentate e farete errori. Imparerete da voi stesse ciò che ogni eroina ha imparato, ovvero che superando le prove si ottengono crescita e forza. È la vostra reazione di fronte alle difficoltà, non le difficoltà in sé, che determina il modo in cui si evolverà la storia della vostra vita. Vi sono tra di voi coloro che, benché giovani, hanno già sofferto una buona parte di pene e dolori. Il mio cuore è pieno di compassione e amore per voi. Quanto siete preziose per la Chiesa. Quanto siete amate dal vostro Padre Celeste. Nonostante possa sembrare che siete sole, gli angeli vegliano su di voi. Nonostante possiate sentirvi come se nessuno riuscisse a capire la profondità del vostro dolore, il nostro Salvatore Gesù Cristo la comprende. Egli soffrì più di quanto possiamo immaginare e lo fece per noi, lo fece per voi. Voi non siete sole. Se mai sentite che il vostro fardello è troppo grande da portare, innalzate il cuore al Padre Celeste, ed Egli vi sosterrà e vi benedirà. Egli dice a voi, come disse a Joseph Smith, le tue avversità e le tue afflizioni non saranno che un breve momento, e allora, se le sopporterai bene, Dio ti esalterà in eccelso. Affrontare le difficoltà non è l'unica cosa che dovete fare per avere una vita felice. Lasciate che ve lo ripeta. Il modo in cui reagite alle avversità e alle tentazioni è un fattore importante nel determinare se raggiungerete o meno il vostro felici e contenti. Sorelle, giovani sorelle, giovani amate sorelle, rimanete fedeli a ciò che sapete essere giusto. Oggi, in qualsiasi parte guardiate, trovate promesse di felicità. Le pubblicità nelle riviste vi promettono una felicità completa se solo comprerete quel tipo di vestiti, di shampoo o di trucco. Alcune presentazioni dei media rendono affascinanti coloro che abbracciano il male o che cedono agli istinti carnali. Spesso queste stesse persone sono ritratte come modelli di successo. In un mondo in cui il male è ritratto come bene e il bene come male, a volte è difficile conoscere la verità. In un certo senso è quasi come il dilemma di Cappuccetto Rosso, quando non si è sicuri se quello che ci sta davanti è l'amata nonna o un lupo cattivo.
Ho trascorso molti anni nella cabina di pilotaggio di un aereo. Il mio compito era quello di portare un grande aereo da una qualsiasi parte del mondo alla nostra destinazione desiderata. Sapevo con certezza che se volevo andare da New York a Roma, dovevo volare verso est. Se qualcuno mi veniva a dire di volare verso sud, sapevo che non stava dicendo la verità. Non mi sarei fidato, perché lo sapevo personalmente. Nessun tipo di persuasione, adulazione, corruzione o di minacce poteva convincermi che volare verso sud mi avrebbe portato alla mia destinazione, perché lo sapevo. Tutti noi siamo alla ricerca della felicità e proviamo a trovare il nostro felice e contenti personale. La verità è, Dio sa come arrivarci e ha creato una mappa per voi. Egli conosce la strada. Egli è il vostro amato Padre Celeste che vuole il vostro bene e la vostra felicità. Egli desidera con tutto l'amore di un Padre perfetto e puro che voi raggiungiate la vostra destinazione divina. La mappa è disponibile a tutti. Essa dà delle indicazioni precise su cosa fare e dove andare a tutti quelli che si stanno sforzando di venire a Cristo e di stare come testimoni di Dio in ogni momento, in ogni cosa e in ogni luogo. Tutto quello che dovete dare e fare è fidarvi abbastanza del vostro Padre Celeste da seguire il suo piano. Tuttavia, non tutti seguiranno la mappa. La guarderanno. Penseranno che sia qualcosa di ragionevole, forse persino di vero, ma non seguiranno le indicazioni divine. Molti credono che qualsiasi strada li condurrà verso un felici e contenti. Alcuni potrebbero perfino arrabbiarsi quando altri che conoscono la strada provano ad aiutarli e ad indicargliela. Essi credono che tale consiglio sia passato di moda, irrilevante, fuori dalla portata della vita moderna. Sorelle? Queste persone si sbagliano. Mi rendo conto che a volte qualcuno possa chiedersi perché partecipare alle riunioni della Chiesa o perché sia così importante leggere regolarmente le Scritture o pregare il Padre Celeste quotidianamente. Ecco la mia risposta. Voi fate queste cose perché fanno parte del sentiero che Dio ha per voi, il quale vi condurrà alla vostra destinazione di felici e contenti. Felici e contenti non è qualcosa che si trova solo nelle favole. Lo potete ottenere. È a vostra disposizione. Ma dovete seguire la mappa del Padre Celeste. Sorelle, vi prego, abbracciate il Vangelo di Gesù Cristo. Imparate ad amare il Padre Celeste con tutto il vostro cuore, facoltà e mente. Riempite la vostra anima di virtù e amore divino. Sforzatevi sempre di tirare fuori il meglio di voi stesse e degli altri. Imparate ad accettare e a mettere in pratica i valori delle giovani donne. Vivete le norme contenute in Per la forza della gioventù. Queste vi guideranno e vi dirigeranno al vostro felici e contenti. Mettere in pratica queste norme vi preparerà a stringere sacre alleanze nel Tempio e a costituire il vostro retaggio di bontà nelle vostre circostanze personali. State in luoghi santi e non fatevi rimuovere, a prescindere dalle tentazioni e dalle difficoltà. Vi prometto che le generazioni future vi saranno grate e loderanno il vostro nome per il coraggio e la fedeltà dimostrati durante questo periodo importante della vostra vita. Mie care giovani sorelle, a voi che difendete la verità e la rettitudine, a voi che cercate la bontà, a voi che siete entrate nelle acque del battesimo e camminate nelle vie del Signore, il Padre Celeste ha promesso che vi alzerete a volo come aquile, correrete e non vi stancherete, camminerete e non vi affaticherete. Voi non sarete ingannate. Dio vi benedirà e vi farà prosperare. Le porte dell'inferno non prevarranno contro di voi. Sì, e il Signore Dio
disperderà i poteri delle tenebre dinanzi a voi e farà sì che i cieli siano scossi per il vostro bene e per la gloria del suo nome. Sorelle, vi vogliamo bene. Preghiamo per voi. Siate forti e fatevi animo. Voi siete davvero le regali figlie di spirito del Dio Onnipotente. Siete delle principesse destinate a diventare regine. La vostra storia meravigliosa è già iniziata. E il vostro c'era una volta e adesso, come apostolo del Signore Gesù Cristo, vi lascio la mia benedizione e vi prometto che se accetterete e metterete in pratica i valori e i principi del Vangelo restaurato di Gesù Cristo, voi sarete preparati a rafforzare la famiglia, a contrarre e a mantenere le sacre alleanze, a ricevere le ordinanze del Tempio e a godere le benedizioni dell'esaltazione. E verrà il giorno in cui arriverete alla pagina finale della vostra storia gloriosa e lì leggerete e vivrete l'adempimento di quelle parole sante e meravigliose, e vissero felici e contenti. Di questo rendo testimonianza nel santo nome di Gesù Cristo. Amen. Thank you.
Our Father in heaven, caro Padre Celeste, ti ringraziamo così tanto per i messaggi che ci sono stati dati. Ti ringraziamo per il nostro profeta, i nostri dirigenti che ci amano così tanto, che ci danno l'opportunità di poter avere bellissime parole. Ti ringraziamo per questa chiesa e per le benedizioni che riceviamo. Ti ringraziamo per tutte le cose con cui ci benedici, per lo spirito, l'amore che sentiamo da te. Ti preghiamo affinché tu possa proteggerci dal viaggio che torniamo a casa e ti chiediamo queste cose in nome di Gesù Cristo. Amen.